Una giornata bellissima quella di oggi sicuramente, perché ci sono tante persone che soffrono di cuore, chi in un modo, chi in un altro, e questo deve essere uno stimolo anche a chi ci guarda, a chi ci segue, come prevenzione, perché la prevenzione è la cosa migliore. Io un invito che faccio anche a chi ci ascolta di cercare la prevenzione, andare dai medici, perché molto spesso si assiste a qualcosa che dice è morto all'improvviso facendo le corna, ma perché? Perché evidentemente mancava mancava quella prevenzione necessaria che potesse far capire alla gente verificare e di conoscere il proprio corpo. Noi siamo qui per questo tipo di pubblicità, è una passeggiata, ci divertiremo sicuramente, poi è soprattutto anche un motivo di incontro con tante persone che conosciamo e che ci servirà a trascorrere un paio d'ore insieme allegramente passeggiando. Siamo qui presenti come WISP perché naturalmente, come avevo già detto in passato, la collaborazione anche con questa associazione per noi è una cosa importante, quindi noi siamo presenti e ci auguriamo in futuro di allacciare anche con loro una collaborazione. Quindi auguro una buona giornata a tutti e vi saluto. Abbiamo organizzato la passeggiata del cuore, che vuole essere un momento simbolico per dire che è uno stile di vita corretto che ci permette di prevenire tutte le malattie, in particolare le malattie cardiovascolari, passa soprattutto per l'attività fisica. Ricordiamoci che non c'è bisogno di essere atleti tutti, non c'è bisogno di grosse attrezzature, non c'è bisogno di trovare tempi per andare nelle palestre più sofisticate, c'è bisogno nella nostra vita quotidiana di aumentare l'attività fisica. Camminiamo più a piedi, andiamo in ufficio a piedi, andiamo a comprare il giornale o a fare la spesa a piedi. Ecco, se troviamo queste abitudini, se troviamo il modo e il tempo di fare queste cose, sicuramente ne avrà vantaggio la nostra salute.